Prova audio, prova audio. Ottimo. Continuiamo. Allora, dove ci eravamo fermati? Ah, non qua. Quindi mi ha sparato direttamente nel punto giusto. Bene. Ok, vediamo cosa serve. Oh! Fontane! Che suono è? Non saprei. Speriamo non sia una bomba. Non credo. È a tempo. Si è spostato qualcosa. Sicuramente devo fare qualcosa che ha a che vedere con le fontane. L'ha spenta. Ok. Ok, il meccanismo è chiaro. Mi pare abbastanza chiaro, bisogna spingere tutte le fontane prima del termine del tempo. Sono il tuo pagliaccio. Dove cazzo è l'ultima? Sta per finire il tempo, ma io non so dov'è l'ultima. Ah, sta là. Merda. Non sono stata abbastanza veloce. Ma è esploso qualcosa? Aspetta, qui non l'ho visto ancora questo. Ok, mettiamoci al lavoro. È la mucca. È una mucca, non è un toro, vero? Non lo so. È un bovino. Allora, il giro giusto da fare è questo, perché io mi sa che sono partito da là. Invece devo fare tac e poi giro tutto intorno. Comunque c'è un botto di tempo a disposizione. Io ho sprecato un sacco di tempo all'inizio, quindi è più che fattibile. Via. Veramente più che fattibile. Bellissime ste fasi comunque. In tutte no? Ecco, sento ancora quel rumore. C'è un'altra fontana? Ah, devo tornare al punto di partenza. Vale. Mi ha dato il monetazzo, però si è sentito comunque un meccanismo. Ma vada alla torre, vedi che è successo. E con questa sono 11. Tanto prendiamo il biscotto della fortuna qua. Ok, e in
anche questo è segnato. Allora, in realtà dovrei averli presi tutti. Dovrei averli presi tutti. Però lì c'è un meccanismo segnato a sinistra, non me ne ero reso conto. Allora, vediamo un attimo cosa c'è la torre, poi andiamo lì a sinistra e poi torniamo dove ci stanno tutti gli altri meccanismi. Allora, intanto andiamo alla torre. È l'ultima, vero? 11, rimuovesela. Come vuoi, sei tu che guidi. Giusto, sono io. Vediamo se si può salire, cioè se si può entrare in qualche modo. Si sale. Ok. Qui si sale. Merda. Ho sbagliato l'appiglio. Stavolta vediamo di non sbagliare. Per il momento è tutto abbastanza facile. Ah, in mezzo alla roccia. Ci sono quasi? Yeah. Cavolo, tutti e siamo tre i dentro. simboli in un posto solo. Forse sarei dovuta venire prima. Oh beh, prossima volta. Cosa? Il tridente di Ganesh? Vediamo. Per fortuna non ho affrontato quegli stronzi da sola. Ah, mi indicava i punti dove andare qua, mi sa. E dietro la porta al numero 2? Oh, ci siamo già state, grazie. Io l'ho già fatti tutti. Vediamo che c'è dietro la porta dell'ascia. Con quelle statue abbiamo finito. Eh sì. Ah no, aspetta, qua no però. No, questi mi sa che sono neutri. E infine, la porta dell'acqua. È stato divertente salire in cima. Ok. Dovevo cercare il pulsante prima di arrampicarmi. Shortcut. Shortcut, sì. Tra l'altro questa porta non era aperta prima. Forse. Va bene. Non c'è altro. Valeva la pena salire? Sì. Sì, bene. Ho trovato i tre simboli, ma puntano tutti a strutture che abbiamo già visitato. Oh, almeno c'era una bella vista. Wow, da restarci secchi. Allora.
Facciamo una cosa, torniamo lì a sinistra. E se non c'è un cavolo, vado lì dove manca la porta chiusa. Oddio, qua non so se posso salire. No, non posso salire. Posso. Cosa? Ok, devo andare. Non so se da qua ci arrivo. Forse no. Che devo attraversare il ponte. Scusi, il ponte da dove cazzo lo Do attraverso? un'occhiata in giro, terrò gli occhi aperti. Ah, non posso salire qui. Beh, quindi c'ho un modo da arrivarci in macchina. Grazie per l'attesa. Come cazzo ci arrivo là sopra, scusa? No, ci deve essere una strada qua, per forza. Per forza. Per forza qua deve stare. Piedi? Do Non ho un'occhiata in vista giro. questa Fatto bene. scalinata. Chloe, la torcia? No, eh? Tesoro. Treasure. Gioco scale e serpenti. Ah. Beh, questo è abbastanza famoso. È pure abbastanza antico, mi sa. Ok. Come esco? Questa adesso è una bella domanda. L'unica uscita è questa. Meno che questa porta non... No. Questa porta no. Ah, ok. Voilà. Perché sto tornando indietro? Devo andare di qua. E invece no, perché non si passa da qua. Molto bene. Molto, molto bene. Grazie per la pazienza. Aspetta, ma questo è un ponte. Aia. Oh sì che è un ponte. Ok. Quindi ci siamo. La direzione è giusta, ma io qua non ci sono mai stato. Quindi, roba nuova. Porca puttana. Andata? Vieni? Ti seguo. Ok,
Per te quanto ci vuole a incidere una cosa del genere? Anni. Decenni, forse. Gli Oisara erano portati per i lavori in pietra. E per la guerra, sembra. Sì, anche. Li avranno costruiti per commemorare le loro vittorie sui persiani. Hanno lottato strenuamente. Oh, sì. Ma non per molto. La loro rovina è la nostra fortuna, giusto? Quell'incisione mi è familiare. Quell'incisione corrisponde perfettamente a questo disco. E cosa significa? Non lo so ancora. Ma, secondo me, dovremmo provare con quello. Beh, grazie. No, però mi sa che quasi va avanti. E quindi, conviene prima andare là. Bene, ripartiamo. Ma io posso saltare qui? Oh shit! Qua no, però, mi sa. No. Peccato, perché sotto c'è un ponte. Ok, no. Comunque è buono a sapersi. Vabbè, se passo da qua ci arrivo, no? Oddio. Sì. Più o meno sì. Merda, ho sbagliato. Ai ai ai, toppai! Era qua? No, merda. Sono scemo. Ah, ma lei è un coglione. Eh sì. Così pare. Merda. Sì, è qua, mi ricordo. Ehi, curiosiamo in giro. Ah, ci sono. Ok, adesso ho tutti i medaglioni, quindi dovrei poter raggiungere quella zona con le scimmie malefiche. Vediamo. Piazzo gli ultimi due che mi mancavano. Yes, aperto. Dai che sia aperta. Abbiamo vinto un premio. Un premio davvero niente male. È una collana. Anche bruttina. E mi frutterà un bel gruzzolo. Sempre che io non decida di tenerlo. Un braccialetto. E adesso? Andiamo. Ok. C'è qualcosa anche per te. Il rubino della regina risuona vicino ai tesori. Può essere disattivato dal menu di pausa. Trofeo regina di denari. Oh, ma è ottimo questo. Adesso voglio sentire il suono che fa. Una zona nuova, yeah! Ehi, hey, guarda chi c'è! Intendo. Ah? Le scimmie sono intende. Sei adorabile. Piantala. Guarda, sei arrossita. Mi ha vibrato il controller. Di nuovo. Levati. Perché là dentro c'è un tesoro. L'ho già visto dall'altra sponda. Cime? Mi ne frega niente io sto qua. Proprio zero. C'è mia. Non posso tirare fuori le armi qui. Questo è lore.
Tre tesori? Ma comunque vibra il controller. Non emette nessun suono. Primo tesoro. Calice d'argento. No. Calice normalissimo. Secondo. Non me lo dice ovviamente perché sei un infame Uncharted. E il terzo. Non me lo dice. Kukri Hoisala. E l'altro chi lo sa. Diciamo che ne valsa assolutamente la pena tornare qua. Perfetto. E quindi adesso possiamo ufficialmente passare quell'enorme portale ricevuto. Esatto. Che perché non c'è altro da fare. Quindi possiamo ufficialmente andare avanti. Tornando indietro. Andiamocene. Fraser, devo chiederti una cosa, è importante. Su, spara. Tu e Nathan Drake. Rapporto professionale. Beh, per lo più. Santo cielo. Ma come? Ah, bella faccia tosta a criticare me. Tu chi ti sei scelta? Asad e l'altro idiota, il miliardario viziato? Non li ho scelti, li ho solo usati. Ma Drake, non era così male. Insomma, ehi, vuole sempre fare il simpatico. Non dirlo a me, è fastidioso, è quasi insopportabile, direi. Eppure ha un suo fascino. Ci siamo divertiti finché è durata. Non si può chiedere di meglio, immagino. Ma mi domando, facevate a turno per sproloquiare o vi parlavate sopra senza impegno? Brava Nadine, brava. Che divertente. Parlato signorina simpatia. Ok. Ci siamo. Andiamo? Ok, va bene. Sbagliato arma. È il momento di provare ad aprire il portale incredibilmente enorme. Vai. Si comincia? Cerca di non romperlo stavolta. Sfacciata. Come? Addirittura. Ma che diavolo? Ora cominciamo a ragionare. Bello, bello, bello. Pronta? Sì, mi sto godendo il momento. Oh, bello veramente. E ovviamente. Oh, Ganesh. Oh mio Dio. Già. Benvenuta nel cuore di Alebidu. L'ultima sede nota della Sanna di Ganesh. Spettacolare. Cosa?
Non ti sembra che ci sia una specie di diga tra le due statue di Ganesh? La cascata l'avrà erosa. E quindi come entriamo? Aspetta. Yeah. Guarda la corona. Non è l'erosione. È vero. Forse era una torre di guardia? I persiani sono entrati da lì. È da una vita che sento parlare di questo posto. È incredibile vedermelo davanti. Scatta una foto. Mandala a tuo padre. Bella idea. Cosa? È troppo vecchio per usare i computer. È troppo morto. La vedrà di persona. No, è che ormai sono in ritardo di qualche decade. Senti, io... Oh no, ti prego, no. Tranquilla. Che dici? Andiamo ad Alibidù? Yeah. Andiamo. Yeah. La grande battaglia. Non sembra reale. No. Immagina quanto lavoro avrà richiesto. Quanti artigiani e ingegneri. Già, la loro opera ha sconfitto il tempo. Loro invece andati. Il loro re avrebbe dovuto proteggere i sudditi invece di costruire un bersaglio di lusso. Bello. Tesoro? Nessun tesoro. La lesbri luccica però. Lì c'è un tesoro. Ah, dobbiamo scendere, ok. Tesoro, sei mio. Ho trovato le scale. Un attimo. Contenitore per te in Paduk. E scommetto che qua dentro c'è del tè. Dell'estate. Hai trovato delle scale? Belle le tue scale. Idee su come salire sulla corona? Hai portato l'elicottero? L'ho lasciato a casa. Sfiga, dovremmo arrampicarci. Ok. Che botte che prendo. Va bene, vieni, il percorso... possiamo attraversare da qui. Esatto. Vado io? Vado io. Ok, pronta? Prima. Hop. Ok, dove si va? Cerca una via verso l'alto. Foto? Ehi, guarda! Si vedono delle strutture sotto la cascata. Hai ragione. Un po' schifo sto telefono, eh? Strutture sotto la cascata, eccole lì. Ok. Quindi là dobbiamo andare. Vero, Nadine? Ma io vengo da là, giusto? Quindi perché mai dovrei tornarci? Ok, questa situazione è interessante. Qua sotto non c'è niente in realtà. Scusami.
Oh. E qua sotto? Ah, qua è da dove sono arrivato. Qua sopra più che altro che dovevi chiedermi. E via che si sale. Ok. Sono ancora più maestosi da vicino. E ci stiamo avvicinando anche di più. Eh sì. Aspetta, l'ho visto un punto. No, forse no. Aia, che botta. Mi sa che devo salire sulla mano. Sì. Le mie scuse. Quassù, arrivo. Venghi, venghi. Dai, di qua. Credi sia sicuro? Insomma. Continui a chiedermelo, risparmieremo tempo se dessi per scontato che non lo è. Ovviamente. Cavolo. Comunque, decisamente non è sicura. No. Ho notato. Pensi di riuscire a tornare quassù? Sì. Vai avanti, ti raggiungo. No, no, vai. Chloe? Ok. Su, ti aiuto. Arrivo. Sono a posto, ce la faccio. Dai, fatemi. No, che ce la fai? Guarda quanto è alto. Va bene. Tirati su. Che forza. Solo perché hai detto per favore. Non l'ho detto in realtà. Pensavo che Ganesh fosse il costruttore del campo. Scusa, non t'ho... Aggiungi altri sul cammino se pensa che siano utili. È per questo che l'hanno scelto per l'individuo. È anche la divinità del buon auspicio, quella che preghi per avere prosperità e successo. Capisco. Bene. Ma non ho capito benissimo. C'è troppo casino. Ok. È davvero questa l'unica strada? Già. Sì, ma io mi lancio e dove vado? Così per sapere. Giusto per non lanciarmi nel vuoto. Ah, ok. Ok. Levati. Ok. Fantastico. Ce l'ho fatta, brava. Passoso, eh? La cosa più pazzesca che abbia fatto. In senso buono o cattivo? Ti dirò poi. Ok. Via. Ci sono! Vai alla grande, China. Grazie. Starò meglio quando arriveremo alla corona. Sono sorpresa non si sia ancora visto Zapa, toccando ferro. Ah, è in giro. Dubito che lo vedremo quassù. Perché? Non ha le palle per salire così in alto. E invece ho come l'impressione che ce lo troveremo davanti ben presto. Anzi, probabilmente troveremo la zanna e poi ce la ruba lui. E ci lascia combattere contro 600 miliardi di mercenari, come al solito. Forse ho visto un punto da cui possiamo saltare sulla corona. È appena più avanti. E che cazzo. Grazie.
ragazzi, sbrigati a salire. Sto scivolando. E dammi il tempo. Valeva la pena? Decisamente. Notevole. Già. Ora. Come ci arriviamo? Mo so volate lì per diabetici. Ah, ma io mi devo muovere. Ah. Bravissima, riesce a stare con il tallone sopra un pezzettino d'erba. È pazzesca. Aia. Ok, quassù sembra più solido. Non chiamartela. Porta sfiga. Però sì, è vero, sembra più compatto. Il nostro ingresso è offerto dall'esercito persiano. Yeah. Una roccia rimovibile. C'è qualcosa, però. No. Ah, sono delle scale, aspetta. Forse devo andare di qua. Allora, vediamo prima questo. Wow, bel lancio. I persiani avranno usato un trabucco. Ah. Trabucco? Non puoi chiamarlo catapulta come una persona normale. Il trabucco è un tipo di catapulta. Può scagliare proiettili più pesanti come questo e a distanze maggiori. Capisco. L'hai imparato al militare? L'ho cercato su Wikipedia, come una persona normale. Ok. Dai, bella sta cosa. Guarda che atmosfera. Queste sono delle celle? Dopo di te? È il momento di scendere. Incredibile. Sono quei due amiconi di Parashurama e Ganesh. Amici, sembra che stiamo combattendo. Gli dei induisti non combattono solo contro i demoni, a volte litigano anche tra di loro. Ma che figo. Ganesh non mi pone niente. Non è nel suo stile, immagino. Io quanto posso scendere? Sono arrivato. Dove stracazzo devo andare? No. Ah, non è che devo scendere giù. Perché non mi fa dondolare. Quindi può essere che mi devo lasciare andare qua. Sì. È merda. E quindi? Nadine? Ma scivola. Ah, ok. Visto. Cazzo. Oh, merda, Fraser! Troppo alto. Devo scendere un po'. Ok. Questo posto è interamente scolpito nella montagna.
Direi di sì. Foto? Foto. Eh sì, ci sta tutta qua la foto. Guarda qua. Hanno provato a barricare l'entrata, non che sia servito molto. Non si aspettavano che i persiani sarebbero calati da là. Dopo due invasioni uno si aspetterebbe che fossero pronti a tutto. Magari non pensavano di venire sconfitti. Ok, tesoro. E mi vibra il controller, ottimo. Vaso Bidrihuka. Questo è il vaso della nonna. Quello che i nipoti tendono a rompere. E che vale centinaia di migliaia di euro. Qui c'è un buco. Di qua. Ti seguo. Ehi, guarda. Oh, una spada. Armi. Avevi ragione, Nadine. Sì, ma non ti sento. E qua. Ma sembra sia persiana sia Oisala. Prima linea di difesa. Vabbè. Parlami dal buco del culo, dai. Guarda quanti corpi. Porca puttana. Direi che ci siamo quasi. Ma il braccialetto diventa pure rosso quando ci sta un tesoro, ma è fighissimo. Devo guardarmi bene intorno. E mi diventa rosso anche il controller. Wow. Ehi, un'altra di quelle porte. Eccolo là. Protesi d'avorio incapsulate in oro. What? Ah, ma sono protesi dentarie queste. E che cazzo è un vampiro? Che dente è quello? Ok. Sì, è vero, qua c'è un'altra porta. Ah. Dunque, vediamo. Oh, bene, questo funziona davvero. Vediamo. E luce fu finalmente. Ma che meccanismo questo è? Questo sembra una cripta. No. Che bello è il fuoco. Cripte e sepolture non sono una tradizione induista. Preferivano la cremazione. È una bella cerimonia chiamata Antyeshti. In sanscrito significa ultimo sacrificio. Sacrificio? Il concetto è che i nostri corpi sono strumenti da restituire perché altri possano beneficiarne. Molto romantico. Per questi poveracci è troppo tardi. Già. Praticamente è una catacomba ormai. Questo è uno di quei... di quei trabicoli che ci stanno nei ristoranti per riscaldare d'inverno. Ehi, quassù. L'ultima resistenza. Ma non bastò a salvare il loro impero. Peggio per loro, meglio per noi. Merda, qui ce n'è uno ancora in piedi. Trafitto da una lancia. Di qualcuno che probabilmente è ormai sommerso dalla terra, dagli altri scheletri. Ecco perché resta in piedi. Bello, bello, bello.
La nostra entrata. Ci dobbiamo fare spazio? Nadine, mi dai una mano con questo? Certo. Via da lì, vecchio mio. Ecco fatto. È stato facile. Ma questo è Tomb Raider. Permesso. Scusa. Ci stiamo avvicinando. Spero prima di quei tizi. Ma una foto a sti cadaveri, no? Troppo? Troppo. Questo congegno mi è familiare. Speriamo non faccia inondare la sala d'acqua. Ah, sì. È vero, sembra quello di del 4. Quella è la luce del sole, in teoria. Ah, diamo un'occhiata in giro. Vedere se c'è qualcosa. Ok, questi sono i tizi di prima che combattono. E quella è la zanna di Ganesh. Zanna e ascia. Poi ho notato che questi focolari hanno delle lenti davanti. Quindi rifletteranno i raggi, sicuro. Ok. Dai. Questo è diverso. Che cos'è? Il mio istinto mi dice che è una sorta di meccanismo per aprire quella porta. Ok, a sinistra abbiamo Shiva che offre l'ascia a Parashurama, mentre a destra c'è Parashurama che taglia la zanna Ganesh. Aspetta, con l'ascia? Sì. Quella che Shiva, il padre di Ganesh, gli aveva offerto? Esatto. È incasinato. È una famiglia. Forza, apriamo quella porta. Quindi okay. Come funziona? Beh, immagino che l'unica sia provare. Dobbiamo far combaciare le ombre. Sicurissima sta cosa. Allora, vediamo. Vediamo cosa si... Ok, in questo modo quel pezzo si è allontanato. Anche l'ombra si è mossa. Scusa, ma io mica... Proviamo così. Spostati lì. Ho capito come funziona. Le ombre corrispondono al nuovo. Giusto. Vediamo che succede se li facciamo combaciare. No. Sembra divertente. Ah, ok. Cambiano in base alla direzione in cui le muovo, giustamente. Allora, Ganesh deve stare... per ultimo là. Esattamente. Poi lì non combacia. No. Citofono, torno subito. Eccomi. Allora. Andiamo un attimo qui. Tutto a posto. Riprendiamo. Dicevo, lì non va bene.
lì non va per niente bene. Allora, io direi che questo lo mettiamo al centro. Ok. E poi lo devo spostare qua. No, ho fatto una cazzata? Sì, ho fatto una cazzata. Allora, qui, dicevo, questo va bene qua. Quello io lo devo spostare di qua. Non possono andare da nessuna parte. No, perché devo spostarlo da questa parte. Ok. Ah, merda. Ho capito, questi si spostano in blocco. Vabbè. Ok, ok, ho capito. Quindi, per spostare questo, devo far sì che stia di là, quindi mi tocca fare così. Merda, ma di due si è spostato, no? No, no, no. No, di due non va bene. No, non ti ho detto di spostare questo. Gesù, veramente. Aspetta però, se io spostassi subito la lancia là, cioè la lancia là, l'accetta, scusa ma non è un'accetta quella? No? No? Allora, giustamente il robot si alza e quindi lo fa spostare. Ma che minchia sto facendo? No, è giusto. Allora, adesso il tizio ginocchiato, eccolo qua. Io lo devo spostare di là. Per spostarlo di là lo devo mettere qui, necessariamente. Quindi spostiamo un attimo questo qua. Poi spostiamo questo qua. Poi spostiamo questo qua. E poi spostiamo questo qua. Poi qui è tutto incasinato. Questo lo mettiamo qua. Ah, merda, mi mancano solo le armi centrali. Aspetta, forse se questo lo sposto là. Però l'accetta me la sposta lì. Quello me lo sposto sono lì. Qui, se serve. Sì, mi serve perché sto enigma mi fa un po' cagare, non riesco. Chloe? Mi sono arenata. Devi spostare i pezzi per far combaciare le ombre con le sagome sul murale. Sembra che sul lato sinistro ci debbano essere Shiva, Unasha e Parashurama. Sulla destra ci sono Parashurama, Lazzana e Ganesh. Roger? Stai scherzando, vero? E questo sarebbe l'aiuto che tu mi stai dando? Cosa mi hai preso per un ritardato? Devi capire quale pezzo va al centro. Grazie. Poi sposta quelli sull'anello esterno. Ok, vediamo se va. Ma io al centro come ce lo sposto quello? Cioè, come faccio a far sì che rimanga al centro? Perché è tutto qui il punto. Perché qua si sposta di due. Si sposta di uno. Questo è il punto. Perché sennò l'avrei già finito. Grazie a sto gran cazzo che devo spostare quello. No, ma non c'è un modo, scusa, perché ovunque. Come cappero faccio?
temo che qui ci starò parecchio tempo. Aspetta, ma qui. Questo è sbagliato, però. Oppure no, no, non è sbagliato. È che ci sta l'ascia in mezzo ai coglioni. Perché le figure sono tutte giuste. Aspetta. Certo che I c'è il due modo. simboli al centro del murale sono l'ascia e la zanna, quindi Però è il pezzo fottutamente centrale deve avere difficile. elementi di entrambi. Perché il modo c'è, effettivamente. Perché io adesso, volendo, posso spostare quella al centro. Allora, aspetta, facciamo così. Perché sennò poi mi incastro. Allora, no, ti prego. No, no, no. Dovrebbe essere giusto. Cosa? Perché quello è messo in una posizione sbagliata. No, a parte che questo non va bene qua. Forse ci sono. Ok. Che hai capito? Ok, quel pezzo deve stare senza dubbio al centro. Forse hai ragione. Sì. Ok, e fin quando non tocco una leva al centro, non dovrebbe muoversi. Ma io lo posso ruotare quello al centro? In qualche modo? Perché in realtà la figura è perfetta così. Il problema è quello al centro che è in posizione sbagliata. Ma io che cappero ci posso fare? No, dai, ti prego. L'avevo fatto. Ma prima stava bene, scusa, perché è cambiato? Io non l'ho più spostato poi. Scusa, non è normale. E no che non è normale. Aspetta, qui è sbagliato. Mi si stanno sovrapponendo le figure. Allora, quello che ho lasciato a terra è quello. Levati!
quello. Questo non può stare né qua né là. E quindi deve stare in mezzo. Oh crap. Oh crap. E quindi questo deve stare in mezzo. Eh no, però se sta in mezzo sì. Si va a impilare con quello. Cioè, ovunque lo metto con qualcosa si impila per forza. Però mi sa che questo è la parte mancante, sì. Se io unisco quelle due, questo a sinistra e quello in mezzo, mi forma la figura giusta. E quindi sì, deve stare in mezzo. Ah, è facile, è facile. L'ho risolto. Ci siamo, ci siamo. Eccolo che è completa. No, ti prego. No, dai. No, dai. No, dai. Ah, e lo stesso vale per questo. E quindi come cazzo faccio? Ah, ok. Devo mettere prima questo e poi devo fare la stessa cosa con questo e con l'altro. Ok, ok. Dovremmo comunque esserci, in teoria. Allora. Questo lo piazziamo qua. Madonna, sto enigma era veramente complesso. Questo lo piazziamo qua. E lì è completa. Però questo lo devo rimettere al centro. Quindi andiamo a spostare questo. Così. Poi spostiamo questi in mezzo. E infine rispostiamo questo di qua. E l'enigma è risolto. Yes! Forse ci siamo. L'hai visto? La porta aperta. Già, senza nessun aiuto da parte tua. È stato un piacere. Mamma mia. Mamma mia. Sala e la tigre. E non c'è niente, a parte... Wow, wow, wow. Ok, tesori non ci sono. Cosa sei tu? Un'altra lente? Ci siamo. No. Incrociamo le dita. Questo era previsto? Non lo so. Non farci ammazzare. Non sei divertente. Pronta? Attenta. Magnifico. Che Shiva mi fulmini. Stavo per dirlo io. Presa. Rossa. Ah no, no, va bene. Penso che andrà tutto bene. Bene? Dove diavolo è la Zana? Non lo so, tutto questo non ha alcun senso. Ya, yeah, ce l'ha. Io e Sala vogliono farci girare a vuoto. Forse hai ragione. Ottimo. No, stammi a sentire. Ganesh è il simbolo di... Alebidù. E Shiva era il simbolo di... Belur, che poi era l'antica... capitale. Esatto. Forse il re fece costruire questa città sontuosa per offrire ai persiani un magnifico bersaglio. E la capitale antica fu dimenticata.
Quindi questa città era un'esca. E se la fecero saccheggiare per proteggere Belur? E il tesoro? Potrei scommettere che la Zanna non è mai stata qui. Mai. Ovviamente. E dov'è Belur? Oh, merda. Questo invece non era affatto previsto. Oh, oh. Corri. Oh merda. No, mi sta ruotando. Aspettate. Ho sbagliato. Oh, si è aggrappato, no. Favola. Stai bene? Com'è che siamo ancora vive? Oh, puro talento. E un pizzico di fortuna. Oh. Ehi, bel lavoro, socia. Bel lavoro. Qua la mano. Gesù! E questo cos'era? Dovresti vergognarti in eterno, sai? Oh. Ehi, correggimi se sbaglio, ma qui non c'era un'enorme cascata? Sì, c'era. Quello che diavolo è? Un acquedotto. È attraversato dall'acqua delle cascate. Fantastico. Ed è merito nostro, vero? Ah, beh, tecnicamente è mio. Stronzetto. Senti, scusa se prima sono stata poco delicata. Ah. Tranquilla. Sai, voi due sareste andati parecchio d'accordo. Anche lui era un bastardo con la testa dura. Si stanno legando. È difficile che nessuno si sia accorto di nulla. Dovremmo andarcene. Hai ragione. Seguimi, ok? L'acqua viene convogliata verso il cancello. Dobbiamo seguire l'acquedotto. Ricevuto. Prendo posizione. Che sequenza. Marco Po, no. Trofeo sbloccato. A volte la sincerità non paga. L'importante è tirare fuori il 100% dal giorno. Guarda questo orologio. C'è gente. L'ho pregato a quel vecchio in città. Bastardo. Non è stato facile. Sì, me lo ricordo. Avevi dei dubbi? Ok, tu no, non vedo la Zanna. E tu? Ma che... Dammi il tempo! Anche così. Beh, forse ce ne sono altri. Giusto. Ma brava comunque. Salgo io? Sopravvivi. Oh!
faccia. Da cecchino? No, 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 dai. Oh, merda. Sì, ma io ho perso il fucile. Ho fatto un bordello per poterlo prendere. No, te devi levare però. Sto giù sì. Ma difficile, mi distrugge questo. Devo andare là. Merda, ma lì ce n'è uno. Uccidilo, uccidilo. L'ho ucciso? Cazzo. Ho capito. Mi sparano da tutti i lati. Non lo vedo. Dai, vieni. A parte che ho finito i colpi. Senti, ma il tizio che stava qua prima mi ha lasciato questo. Ok. Molto meglio. Cazzo. No, 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 no. Shittissima questa cosa. Ok. Solo che da dove devo passare io adesso? Ok. No. Ora. Oh, allora, le cose sono due. O non devo andare là, o mi ha fatto un salto di merda. Fammi stare. Cazzo, è rotto. Ok, ok, devo andare di qua. Soluzione trovata. Forza, di qua! Qui c'è una cassa! Merda! Dietro posso andare? In teoria sì. Non so se posso scendere però, mi sa che scivolo. Vediamo. Eh sì. Bel problema questo. Allora, vediamo. Vediamo se si può procedere da qua. No, non si può procedere da qua, molto bene. Buona a sapersi. Recuperiamo un po' di energia. Oh,
Bravissima Nadine. Non se ne è neanche accorto. Andiamo. Oh, il P90. Molto meglio. Vabbè. Sei uno stronzo pedace, vero? Porca merda, è arrivato quello col fucile a pompa. Ma io devo recuperare la vita, però. Sei uno stronzo pedace, vero? No, non me ne so prenderti. Lo sbriga, subito. Vabbè, dai. È uno scherzo questo. È uno stronzo pedace, vero? Ma neanche più le granate c'ho. Dio copertura. Non hai via di scappo. Fatela fuori. Oddio, è morto. Arrivo. Nadine? Dove è andata? Sopra? Sì. Siamo sulla linea di tiro. Eccolo. Speriamo ci sia un'altra via d'uscita. Pugnale curvo Cangiarli. Sarebbe male poterlo usare nelle fasi stealth. Che guardi? Quella specie di blocco intagliato. Che cos'è? Niente di buono. Vedi quei canali? Dubito fossero per l'acqua. Ok. Per la tortura. Quassù. C'è un passaggio. Ok. C'è luce più avanti. Che brutta fine. Non lo so. Preferirei marcire in una cella che essere torturata. Terrò presente. E ora, come diavolo usciamo da qui? Guarda su. Hai ragione. Lo senti? Certo. Che... io da là esco. Però qui c'è qualcosa. Acqua. Ecco l'acquedotto. Mi dà come l'impressione che possa essere sfondato. Peccato che non abbia granate. Qua è chiuso. Va bene. Vieni qui, c'è una fenditura. Che tempismo.
L'occhio di Shiva. Notevole. Il mio uomo l'ha cercato per una settimana. Beh, forse hai assoldato l'esperto sbagliato. Può darsi. Sai che un poeta Oisla tempo fa scrisse di un giovane re che cedette alla pietà e poi sospese i nostri riti. Ma gli antichi sovrani sapevano bene che il progresso richiede sacrifici. Dici questo ai tuoi uomini? D'accordo. Bene. In tempo di guerra, questi acquedotti si tingevano di rosso nella capitale. Chiunque si rifiutasse di combattere veniva usato per ispirare l'ardore dei guerrieri. Vai, Nadine. Facciamola finita alla svelta. Ridammi il mio disco. Fatti sotto. Discreto, okay. Allenamento. E come si chiamerebbe questo stile di lotta? Tecnica picchiastronzo. Dai, devo schivarti gli attacchi. Attaccami. A vuoto. Ah, ok. Devo schivare e attaccare. Sei fiera di te? Un po', sì. Andiamo. Venga, per governare un popolo devi prima generare il caos. Aspetta! Io alimenterò la mia guerra civile, eradicando l'ignobile stirpe del giovane re. Dai! A cominciare da te. Prese! Tagliele! Stardi? Stardi? Figlio di puttana! Stardi! Aggrappati! Qualunque cosa! Ma che bello è sto gioco, mamma mia. Prese! Prese. Stai bene? Insomma. Sì. Credo di sì. Ehi, fai piano. Sei svenuta quasi mezz'ora. Oh, come mezz'ora? Yeah. Oh, merda. Merda, Asaf ha preso il disco. Aspetta un momento. Dobbiamo andare subito. Ehi, rilassati, ok? Pensi di farcela? Sì, ho passato delle notti peggiori. Non voglio sapere. È bello tu sia qui. Ora siete in due, vero? Yeah. Ok. Andiamo a prendere il disco. E delle armi. E delle armi. Minchia, che sequenze incredibili. Tesori? E lei giustamente è mezza morta. Si è sfracellata la schiena. Da dove è caduta? Da là sopra, di schiena per terra. Guarda che salto. Come minimo ci doveva rimanere. Almeno paralizzata, insomma. Posso dire che avevi ragione, sua Asaf. Insomma, wow, sembra il classico tipo alla mano. Vero? Ed è quello che vuole. Scommetto che anche gli occhiali sono studiati. È per sembrare innocuo o geniale? Entrambi. Ma è sveglio.
Era dottore prima di passare alla causa. Ha rinunciato a una carriera lucrosa. Gli sembrava la cosa più giusta all'inizio. Ehi, ce la fai a proseguire? Sì, ce la faccio. Devo riprendermi un attimo. Speriamo. Ok. Ah, si è già ripreso. Quassù. Piano. Come nulla fosse fosse successo. Già tutto a posto. Sì, un secondo. Voglio solo dare un'ultima occhiata. Tesoro? Dai. Ah no, un'immagine. Una foto. È questo che videro i persiani prima dell'invasione. E il culo di Nadine? Pronta? Sì. Che c'è di buffo? Oh, è solo che tutte le ricerche di mio padre e la zanna non era neanche qui. Andiamo. Bene, c'era anche un tesoro. Dai. Almeno uno me lo aspettavo. Un ascensore? Qui c'è qualcosa? Si vede niente. Vai. Apriamo quell'affare. Ma quello è un toro gigante. In realtà quella vacca è sacra. Una vacca. Quella è Nandi. Porca vacca. L'ho capita adesso. Quello deve essere l'ingresso della vecchia capitale. Gli acquedotti l'avranno attivato. Già. Ah, merda. Asav sta già per entrare. Allora è il caso di raggiungerlo. Dai. No. In che senso no? Sam Drake. Sam. Il suo esperto è Sam Drake. Già. Pezzo di... Sai che c'è? Forse è meglio così. Prenderò due piccioni con una fava. Nadine. Cosa? Cosa? Sam, è più o meno il motivo per cui siamo qui. No, non puoi dire sul serio. C'era un accordo. Sam è andato in avanscoperta per indagare sul disco, ma poi è scomparso e io non potevo... Sapevi del mio passato con Sam e mi hai trascinata qui. Eri la scelta più ovvia per il tuo rapporto con... Che botta. Sfogati, non trattenerti. No, l'ho fatto. Sai una cosa, Nadine? Questo non cambia niente. Avrai comunque la tua fetta. Sì? O forse trovata la zanna, tu e Sam mi taglierete fuori? No, dai, non è così che lavora. È esattamente così che lavorano quelli come te. E pensare che io mi fidavo. Ascolta, ti avrei detto tutto riguardo a Sam, te lo giuro. Stavo solo aspettando il momento giusto per... E se ne va. D'accordo! Un po' di esercizio mi farà bene! Merda. Mi stavo domandando come facesse Chloe a conoscere Sam. Ah, se n'è proprio andata. Bene, dai. Capitolo 6, il custode. Ma la devo seguire a piedi? No, mi stavo domandando come facesse, dicevo, Chloe a conoscere Sam, ma a quanto pare, se lavoravano insieme vuol dire che minimo si sono conosciuti... alla fine del 4, quando Sam poi ha iniziato a lavorare da solo. Bene. E quindi adesso io devo andare a piedi in questo posto abnorme? Questo è quello che mi stai dicendo.
merda. Quanti lampi ha fatto? Tipo 4 in sequenza. Ecco che ci guadagno ad essere onesta. Sulla mascella. Già. L'onestà non paga. Io è lì che devo andare, scommetto. Questo non mi pare il posto giusto. Ci mancava giusto la pioggia, no? Per fortuna ho gli antidolorifici. Ma ovviamente li ho lasciati nei 4x4. Ovviamente. Io sono venuto da qui. Ok, quindi potevo scendere da qua. Oh, qui sotto c'è un condotto. Interessante. Tutta roba artificiale questa. Ovviamente. Sì, merda, ma quanto lampeggia? È troppo. In teoria il lampo è uno, non sono 66 continui. Uno dietro all'altro. Foto? No? Ecco da dove attinge l'acquedotto. Hanno sollevato la statua di Nami. Come? Quale statua hanno sollevato? Quindi, sostanzialmente, l'acqua passa da lì. Va dentro l'acquedotto e poi passa lì. Una va, una spacca. Rallenta, rallenta! Oh! Beh, almeno ho ancora la mia dignità. E io penso di dover scendere, però. Ah, ma certo, qui è dove siamo. Ma scusa, qui non è dove sono passato con la macchina. No, però è identico. È tipo un posto uguale. Almeno il punto è identico. Un tesoro. Proprio quello che cercavo. Abbiamo gli occhi aperti. Eccolo. È il tesoro del troll sotto il ponte. Giara zucca incisa. Giara zucca perfetta per Halloween. Vabbè, mo. Non so neanche quanto posso esplorare qua. Qui mi sa che scivolo, o forse no. Vibrato il controller, ma mi sa che mi ha vibrato per il tuono, anche perché non è acceso il braccialetto. Vabbè, non penso che ci siano altri tesori qui. Ho fatto una bella discesa.
Va bene, andiamo lì dove ci sono le scale. Sì, sono i tuoni che fanno vibrare il controller. La porta è chiusa. Proviamo di qua. Questa parte comunque è veramente identica a dove sono passato con la macchina. Mi viene il dubbio che sia questa. Mi viene il forte dubbio che sia questa, perché qui è dove sono stato. E dove ho aperto la cassa? No, 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 no. Però è identico, è veramente identico. Ok, questo mi serve. C4. Ottimo. Tieni premuto R1 per mirare con il C4. Vabbè, come con le granate. Oh, pensavo fosse un tesoro qui. E invece no. Aspetta. Ok. Colpi al massimo, colpi al massimo. Ottimo. Vai. Giustamente lo devo fare esplodere io. Ecco fatto. Sì, così. Ok. Scendi. Oh cazzo. Ok. Cavolo, quella è la Dino. Oh, ora c'è davvero dentro fino al collo. Devo raggiungerla. Madonna, Nadine è un fabbro comunque. E questa è la nostra Jeep. Questa è la nostra fottutissima Jeep con le mie pasticche dentro. E qua sicuramente c'è gente. Trovato qualcosa? Non ancora. Beh, teniamo gli occhi aperti. Sono nascoste qui in giro. Non possono essere lontane. Posso dire che non si vede un cazzo? Ah, quello fa i giri. Posso marcarla? Sì. What an action. Che azione che ho fatto. Ho sentito che il C4 va d'accordo con il pistola silenziata. Devo far no, devo far saltare in aria quello, vero? Probabilmente gli devo andare dietro e piazzare il C4 sul culo. Allora, prima di tutto però, un attimo, cosa c'è qui? Devo eliminare i minions. Niente qui. C'è un altro. Chi ha trovato chi? Sparpagliatevi! Non so. Non c'è speranza con quel corazzo. Ma l'ho messo. Temo di morire. Niente. Vabbè, lo faccio la prossima volta, ma ho finito il tempo. E qua va fatto tutto stealth per forza. Però la pistola silenziata me l'ha tenuta. Quello col caschetto si può uccidere. No, leva il caschetto. Qualcuno in francese. Mi ha mandato un messaggio in francese qualcuno. Va bene. Come sempre, grazie a tutti per avermi seguito fino qui. E noi ci vediamo. Oggi è martedì, quindi domani niente live, giovedì nemmeno,
E quindi venerdì mattina, si continua venerdì mattina sempre alle 10. Grazie per avermi seguito e buona giornata.